Cagliari e Quartu parlano di donne, un convegno sul mondo della scuola e un altro su quello del Kung Fu. Beatrice Sardi. Il mondo delle donne sarde, la maestrina dalla penna rossa e il diario di una maestrina erano queste le donne legate al mondo della scuola di cui si parlava nella letteratura. Oggi le donne nella vita scolastica tra insegnanti e alunne superano numericamente per gli ottimi risultati i colleghi uomini. Se ne è parlato nel convegno La scuola delle donne, le donne della scuola al liceo Siotto di Cagliari. Ospiti varie esperte che hanno analizzato i vizi e i virtù del mondo rosa e i legami con quello maschile, pronte a creare un censimento unico con il suo genere, con dati e cifre. Nell'anno della difesa personale, invece, Quartu ha accolto l'incontro Rispetto e fatti rispettare. A volerlo è stata l'Accademia di Kung Fu Wing Chun Quen Libertas di via Sant'Antonio a Quartu. Ospiti d'onore i giocatori del Cagliari. Per partecipare all'iniziativa, nata in sinergia con l'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione provincia di Cagliari, non è necessaria alcuna specifica attrezzatura né un fisico particolare. Serve soltanto una gran voglia di praticare la disciplina con un profondo senso di rispetto e un forte desiderio di una vita più sana e sicura. Le tecniche difensive e offensive armano la praticante di riflessi che si possono rilevare efficaci in caso di pericolo, visto che le donne sono sempre più spesso soggette a varie forme di violenza, sia psicologica che fisica. E la prevenzione deve partire sin da piccoli, imparando a difendere e a difendersi se necessario, come la piccola Francesca, che a soli 8 anni e in 2 settimane ha già imparato a tutelare la sua dignità di piccola donna con lo sport. Respingono le accuse e gli organizzatori.